Ciao da Piero, oggi vi mostro come bilanciare l'elica di un drone. Innanzitutto ci dobbiamo munire di equipaggiamento idoneo. Io in questo caso ho acquistato un bilanciatore Dubro che non è il massimo della professionalità, però è abbastanza affidabile. Mettetevi comodi e senza distrazioni, perché è facile incorrere in errore e perdere tempo, come ho fatto io in questa fase del video. Ricominciamo da capo. Io per questo video sto utilizzando un'elica già usata, è sporca, il mio consiglio è andrebbe pulita prima di effettuare il bilanciamento, perché anche la sporcizia potrebbe causare uno sbilanciamento dell'elica. Serratela bene sull'asse di bilanciamento in modo da non farla vibrare durante le rotazioni e appoggiate il bilanciere sul bilanciatore. Come potete vedere, quest'elica è più pesante nella parte inferiore, nel senso che la parte inferiore finirà sempre più, la parte più pesante finirà sempre in basso, e con l'ausilio di un comunissimo smalto per unghie andrò a appesantire la parte superiore, cercando di bilanciare il peso con quella inferiore. Ovviamente il bilanciamento non potrà mai avvenire utilizzando questi metodi, si intende, in modo correttissimo, perché si parla di frazioni di grammo, che è difficile da bilanciare. Comunque apponete un leggero strato di smalto sulla parte più leggera e fate la prova vedendo se siamo riusciti a bilanciarla. Un ottimo bilanciamento non fa altro che migliorare le prestazioni del drone. Potete vederlo nel video in alto a destra che ho girato una settimana fa. Migliora le prestazioni di volo, migliora il rumore dei motori del drone, migliora le riprese video. Dopo quasi 5 minuti siamo quasi arrivati alla conclusione, raggiungendo un risultato quasi accettabile. Come vedete, io ogni volta che appongo dello smalto faccio girare l'elica. Questo perché una volta apposto lo smalto l'elica potrebbe sembrare bilanciata, ma dopo qualche secondo, con l'evaporazione dell'alcol contenuto in esso, il peso diminuisce. Per cui fate molta attenzione, non è un lavoro veloce. Finita un'elica, procedete con le altre tre. Vi ringrazio per la visione e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!